Ciao amici, oggi parleremo di e-commerce. Come sapete, l'e-commerce rappresenta un fenomeno in grande espansione. Vendere online può rappresentare una grande opportunità di vantaggio e di guadagno, soprattutto perché l'investimento richiesto in fase iniziale è minore rispetto a quello richiesto per avviare un'attività di commercio in un negozio fisico, pur raggiungendo una vasta gamma di clienti. E questo oggi è ancora più vantaggioso grazie al regime forfettario. Se hai creato un tuo sito web e intendi vendere i tuoi prodotti o hai sottoscritto un servizio per vendere nei marketplace come Amazon FBA e vendi in dropshipping, devi sapere che la partita IVA deve essere aperta fin da subito, perché nell'e-commerce non esiste il limite dei 30 giorni, quindi quando inizi a vendere devi subito avere la partita IVA perché non si può retrodatare l'apertura. Attenzione perché le sanzioni sono altissime. Se stai valutando la possibilità di lanciarti in questa nuova attività di e-commerce e rientri nei limiti previsti dalla normativa del regime forfettario, devi sapere 4 semplicissime cose da fare. La partita IVA con codice Ateco 479110, che riguarda il commercio di qualsiasi tipo di prodotto. Quindi con questo codice puoi vendere qualsiasi tipo di prodotto online ad esclusione degli alimenti. Poi bisognerà richiedere l'autorizzazione al comune, quindi ottenere la SCIA, cioè l'inizio attività, e per ottenere questa autorizzazione bisogna presentare una serie di documenti al comune, per esempio indicare la categoria mercerogica che intendi commercializzare, numero di telefono, riferimenti catastali dell'abitazione, perché solitamente l'attività viene svolta comodamente da casa, sito web, dichiarare se si intende ottenere l'autorizzazione solo per il commercio al dettaglio o anche per il commercio all'ingrosso. Una volta ottenuta l'autorizzazione al SUAP, procediamo con l'iscrizione in Camera di Commercio. L'iscrizione in Camera di Commercio prevede un pagamento di una tassa camerale annuale di 53 euro. Bisognerà fare l'iscrizione alla gestione commercianti INPS e il fatto di rientrare nel regime forfettario fa sì che tu puoi chiedere la riduzione del 35% sui contributi da versare. Come vedete, avviare un'attività di e-commerce è un'attività apparentemente molto facile. ICM è la prima associazione italiana che vi supporterà nell'apertura e nella gestione della vostra partita IVA. Nel corso del tempo ICM ha avuto l'opportunità di affiancare tanti professionisti che si sono avvicinati al mondo dell'e-commerce, seguendoli in tutte le fasi di apertura e di gestione della loro attività. Per qualsiasi necessità legate all'apertura della vostra attività di e-commerce, vi invitiamo a contattare il numero 0283595620 oppure visitare il nostro sito www.icm.it o scrivere una mail a info@icm.it.